Bene, un saluto a tutti quanti gli amici di Android Blog e di agemobile.com. Quest'oggi stiamo facendo la recensione del THL V300. Come chiamarlo? Un phablet ormai che è di moda, comunque un tablet da 6,5 pollici. Quindi questo è il nuovo prodotto THL che vediamo qui sotto la nostra lente, e nel frattempo vi faccio vedere anche cosa è presente nella scatola. Quindi togliamo il dispositivo e quando andiamo a prendere la scatola praticamente è questo quello che troviamo all'interno. Allora, qui vabbè è dove praticamente è alloggiato il dispositivo. Togliendo questa parte della confezione, troviamo la batteria che ho già inserito, una piccola start guide praticamente, dove ci sono alcuni piccoli introduzioni, prima piccola introduzione nel telefono. Troviamo poi una utilissima pellicola da inserire sul telefono, quindi fatta apposta per il THL V300, come qui è riportato, e poi troviamo il caricatore per l'automobile. Poi troviamo il caricatore stesso USB del telefono, troviamo il cavo classico USB mini USB e queste praticissime cuffie con appunto l'attacco in-ear con i gommini già inseriti. Non ci sono altri gommini di ricambio. Bene, quindi dopo aver visto la scatola, tornerei quindi a parlare del THL appunto V300. Allora, cosa possiamo dire di questo telefono? La prima cosa è un telefono, quindi, come abbiamo già detto, con uno schermo 6,5 pollici e che presenta la possibilità, la funzionalità dual SIM. Infatti, ora vi faccio vedere anche l'alloggiamento. Partiamo da quello, visto che è una delle particolarità principali di questo dispositivo. Ecco, praticamente qui potete vedere come sono disposte le SIM. Abbiamo qui la prima SIM. La prima SIM è in formato micro SIM, quindi mi raccomando, la prima SIM è in formato micro SIM, mentre la seconda è in formato SIM normale, quindi io in questo caso devo utilizzare un adattatore. Poi qui abbiamo la possibilità di espandere la memoria, che comunque è già di 32 GB all'interno, con anche una micro SD. Quindi direi buona questa possibilità. Poi la batteria è removibile e quindi c'è la possibilità anche di sostituire appunto la batteria, che comunque è già da bene 3300 mAh. Quindi un'autonomia che davvero mi ha stupito. Infatti riesco tranquillamente a coprire tutta la giornata con questo dispositivo. Quindi ottima anche l'autonomia. Bene, detto questo, allora parlerei un pochino del telefono. Allora, abbiamo detto quindi un display da 6,5 pollici, Full HD, quindi 16 milioni di colori. E cosa troviamo anche sulla parte frontale? Troviamo i tasti indietro, davvero con una velocità davvero bassa, direi. Il tasto centrale e il tasto opzioni, diciamo. E sopra troviamo il padiglione auricolare con la fotocamera principale e secondaria, appunto, sensori di prossimità e di luminosità. Poi nella parte posteriore invece troviamo una fantastica fotocamera da ben 13 megapixel che permette di registrare anche i video Full HD, e poi abbiamo qui il flash LED. La scritta THL, il logo con il classico slogan Technology Happy Life di THL e lo speaker posto qui. Sulla parte superiore troviamo invece il jack da 3,5. Nella parte destra troviamo il tasto di accensione e di spegnimento. Nella parte sinistra troviamo il bilanciere del volume. Nella parte inferiore troviamo il secondo microfono e l'ingresso per il mini USB. Bene, questo è tutto dal punto di vista hardware. Parlerei allora un pochino del telefono. Della batteria abbiamo già detto, non abbiamo detto però le dimensioni. Troviamo infatti un peso di 183 grammi, ma comunque abbiamo uno schermo da 6,5 pollici, quindi il peso e le dimensioni saranno sicuramente generose.
Poi abbiamo un'altezza di 170 mm per una larghezza di 90 mm e uno spessore di 10 mm, quindi comunque anche uno spessore, sì, magari non proprio sottilissimo, ma comunque contenuto e comprensibile visto il telefono e le dimensioni del telefono. Quindi, dello schermo abbiamo già detto, è un IPS LCD, cosa che non ho detto prima, Full HD abbiamo già detto, è presente il Bluetooth, è presente il Wi-Fi, è presente il GPS, è presente anche la XPA, giustamente come ormai in quasi tutti i telefoni, e può essere attivata su una SIM delle due. Però si può scegliere su quale SIM attivarla anche direttamente dal telefono, non bisogna selezionare una o l'altra SIM quando si vanno a inserire posteriormente. E lo scambio in genere per passare da un 3G all'altro, cioè quindi per mettere un 3G su una scheda sull'altra, impiega all'incirca una decina di secondi. Bene, e detto anche questo, abbiamo detto abbiamo Android Jelly Bean all'interno e 2 GB di RAM che appunto per il telefono, 32 GB di ROM e il processore è un quad-core MediaTek da 1.5 GHz. Bene, detto questo, allora direi, tanto di Jelly Bean all'interno, di passare subito a parlare del telefono. Allora, detto un po' tutte quante le caratteristiche, direi di passare subito alla parte telefonica. Allora, il dispositivo devo dire che dal punto di vista telefonico ha una buona ricezione, sia dal punto di vista proprio della rete cellulare, sia anche dal punto di vista della di internet, di HSPA, e sia anche dal punto di vista del wifi. Insomma, quindi una buona antenna dal punto di vista tutti i punti di vista e tutte le connettività. Certo che ho trovato davvero scomodo parlare, perlomeno per me, con un telefono all'orecchio, con un telefono di queste dimensioni, chiamiamolo telefono anche se il telefono proprio non è. E comunque andrei a chiamare il in questo caso abbiamo una SIM Vodafone e una SIM Wind, chiamerei vabbè il 190, scusate se lo tolgo ma copro la ricerca rapida che è presente in rubrica, mettiamo lo speaker alto. Allora, lo speaker non è altissimo, come potete vedere non abbiamo una grandissima come posso dire, corposità del volume e della qualità audio, e quindi di conseguenza quando siamo in posti molto affollati o comunque in macchina ho notato davvero difficoltà a usare il via voce. Se comunque il via voce non lo usiamo magari in posti affollati, come ho detto, ma magari la suoneria sì, cioè nel senso dobbiamo sentire un telefono che suona, sinceramente ho avuto molta difficoltà da questo punto di vista, e più che altro l'ho sempre sentito perché vibrava, mai per la suoneria. Poi, detto questo, passerei alla parte delle mail, dove comunque vengono ricevute e viste molto bene. Un classico Android che ha il solito problema, ma di non riuscire a rimpicciolire tutta la mail. Per il resto però non abbiamo alcun tipo di problema. E anche la tastiera, quando io vado a utilizzarla per scrivere sul un'email, per esempio, non ho alcun tipo di problema ad utilizzare questo dispositivo e anche la tastiera di questo dispositivo. Forse, ecco, il fatto che sia così grande mi dà paradossalmente qualche problema, perché non sono abituato a scrivere su una tastiera così ampia. Bene, detto questo, allora farei un piccolo test del GPS, vediamo un po' se l'ho attivato proprio il GPS, perché forse sì, l'avevo attivato, infatti mi ricordo che l'ho attivato apposta. Vediamo un po' come si comporta il dispositivo con il GPS, quindi se prende i satelliti, come li prende e quanto tempo impiega. Gli diamo qualche secondo per vedere un po' se riesce a prenderli, se non ce la fa naturalmente chiudiamo, non è che possiamo stare qua fino a domattina. Sono davvero pochi i dispositivi, questa è una mia riflessione, che quando uso GPS status riescono nel primo minuto, nei primi 30 secondi, nel primo minuto a trovarmi dei satelliti e ad agganciarsi, sì. E in genere sono sempre e solo i top di gamma. Qualcosa vorrà dire.
Chiudiamo, non riesce ad agganciarsi ai satelliti, purtroppo diciamo che io non ho mai risentito di questo problema, visto che comunque se quando ho usato Google Maps l'ho sempre usato anche con i dati accesi, quindi ha trovato subito la posizione. Però sicuramente offline avrà alcuni problemi se andiamo a utilizzare un navigatore che vogliamo usare solo offline. Bene, detto questo, allora andrei quindi a parlare. Già che abbiamo parlato di audio, parliamo anche di musica. Ecco, quel discorso che vi dicevo prima. Magari ora, sentendo così la musica, vi sembra che il volume sia abbastanza alto. Credetemi, rispetto ad altri dispositivi che io ho provato, il volume non è così alto. Questo dispositivo è anche abbastanza generoso, perciò mi sarei aspettato uno speaker ancora più alto, perlomeno che fosse al pari di altri dispositivi. Sinceramente, invece, mi è sembrato basso e anche di scarsa qualità, quasi come se fosse un, come posso dire, ovattato. Ecco, il suono mi sembra un pochino ovattato. Bene, detto questo, allora parlerei di fotocamera e andrei a vedere allora un po' di foto. E queste sono delle foto che ho scattato. Queste sono venute un po' male, ne ho scattate altre. Ecco qua, camera. Queste sono delle foto che io ho scattato completamente al buio. E devo dire che il telefono mi ha sorpreso. Infatti, scattando anche foto al buio, è riuscito a fare delle buonissime foto. Ecco qua. Queste sono delle foto realizzate, ecco, anche questa è un'ottima macro. Quindi il telefono devo dire che ha una buonissima fotocamera, scatta delle ottime foto e sinceramente riesce a realizzare anche Bene, ragazzi, quest'oggi degli ottimi video. Quindi, che dire, un ottimo dispositivo che realizza discrete foto e anche buoni video. Buona quindi, come ho già detto, la parte telefonica, la parte anche fotografica di questo dispositivo. Quindi complimenti anche alla THL per aver realizzato un dispositivo che produce degli ottimi scatti. Bella anche la possibilità di vedere questa preview quando si va in galleria dei video. Mi piace sempre, con il telefono che implementa questa feature mi convince sempre e mi fa anche capire che praticamente vengono riprodotti quasi tutti quanti i file video, sia i 720, sia i 480 che i 1000, che i Full HD e anche l'FLV. Quelli che non vengono riprodotti sono il DVX e l'MKV. Allora, ritagliare testa altore e vederci un solo video, quello più importante, il 1080p il Full HD, e come si vede su un display così ampio e così ben definito. Alziamo un pochino il volume. Allora, cosa dire ragazzi? Il display è bello, mi piace, un ottimo display, nulla da dire e soprattutto è così ampio e quindi riesco a vedere benissimo video e anche film su questo dispositivo, sono davvero molto piacevoli. Questo è uno schermo bianco con scritta nera, come potete vedere c'è un buon contrasto. Questa è una foto tutta colorata e mi piace anche come vengono riprodotti i colori su questo dispositivo. Sono comunque di buon livello, non troppo sparati e c'è davvero una buonissima gestione dei colori. E anche, vedete, la visualizzazione magari degli angoli da qualsiasi angolo non perde troppo di definizione, anzi non cambiano i colori, non c'è alcun tipo di problema. Quindi è un dispositivo davvero valido da questo punto di vista. Questo era un nero, ecco questo l'avevo dimenticato, ecco qui, questo è un nero con scritta bianca, anche qui un buon contrasto. Magari non abbiamo proprio un nerissimo, si vede comunque un po' di bianco, cioè un po' di illuminazione, è proprio un nero nero, ma comunque mi soddisfa, è buono il contrasto, è buono, dai. Bene, allora, detto questo, parlerei allora di browser render. Scusate che tolgo perché probabilmente è rimasto aperto qualcosa che stavo vedendo io. Ecco qua, infatti, come sempre. Direi allora a questo punto di andare su The Verge. Ecco qua, apriamo The Verge, vediamo un po' come si comporta il dispositivo. Ecco, ha aperto il classico versione mobile. Nel frattempo che carica The Verge, io gli farei caricare anche Android Blog, così
vediamo un po' sotto stress come si comporta il telefono. Android Blog, facciamo partire Android Blog e nel frattempo andiamo a vedere se ha caricato The Verge. Deve essere stato caricato ottimamente e come vedete guardate che fluidità, ottima, 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 ottima fluidità. Anche il zoom, tranquillissimo, bellissimo, ci permette di zoomare tranquillamente e di andare su e giù con una fluidità davvero estrema. Complimenti alla THL, scusatemi, ho fatto la prova dell'Alcatel in questi giorni e quindi sono rimasto davvero colpito dall'Idol X e quindi ho fatto un piccolo lapsus, mi perdonerete. Questo invece è il doppio tap con questo THL V300 che mi permette davvero di utilizzare il browser internet con una velocità e con una fluidità davvero senza eguali. Eccoci invece su Android Blog, come potete vedere subito abbiamo nella home l'Idol X che vi stavo dicendo prima e poi ottima anche la fluidità per quanto riguarda il Android Blog. Naturalmente è un sito più leggero, perciò non avevo dubbi che funzionava anche meglio rispetto a The Verge. Bene, quindi anche questa prova direi passata a pieni voti per questo THL V300. Direi a questo punto allora di andare ad inserire una chiavetta per vedere anche se il telefono mi è USB host, quindi ci permette di collegare anche delle chiavette eventualmente. Visto che è un telefono così grande, magari è anche un phablet e quindi magari può essere usato anche come un mini PC in sostanza. E come potete vedere, la chiavetta viene letta e quindi sta caricando ora tutto quello che c'è sulla chiavetta. Andrei allora sul file manager per vedere se la chiavetta effettivamente si può leggere, è stata caricata. Come vedete, sì, memoria USB esterna. Posso entrare in chiavetta e posso andare a modificare, ad aprire e a vedere i file. Quindi, davvero ottimo questo THL V8S V300 che ci permette praticamente di andare anche a visualizzare chiavette, quindi tutti quanti, a inserire tutti quanti quei dispositivi USB che abbiamo da collegare. Quindi abbiamo parlato anche di questo e allora non ci rimane altro che praticamente che parlare di Asphalt 7. Infine parleremo un attimo di alcune impostazioni che sono presenti sul dispositivo e chiuderemo la nostra recensione. Vi anticipo anche quello che faremo tra poco. Nel frattempo andiamo a vedere come funziona Asphalt 7. Sicuramente il fatto che il dispositivo sia un Full HD che abbia uno schermo così ampio ha divertito, diciamo, mi sono divertito a giocare a questo gioco, visto che non ho mai giocato a uno schermo, diciamo, a metà, né un tablet né uno smartphone. Quindi con questo schermo non mi ero mai trovato a giocare, ma devo dire che mi sono trovato molto molto bene. L'unica cosa che ho potuto notare quando andiamo a giocare con questo dispositivo ad Asphalt, ve lo faccio vedere subito, sperando che il gioco si sbrighi a partire. Ecco che stiamo partendo. Ecco qua. Alle volte, ora non so se lo fa adesso, ecco. Alle volte quando faccio sterzate un po' brusche, oppure metto il NOS, o ripeto, faccio dei momenti un po' bruschi e quindi l'accelerometro deve fare un cambiamento un po' più rapido, il gioco deve un po' più cambiare rapidamente. Mi sembra che questo THL V300 non gli stia troppo dietro al gioco. Ecco, abbiamo come se ci fossero dei piccoli piccoli rallentamenti. Non siamo, per capirci, ai livelli del THL V8S, se qualcuno ha avuto modo di vedere la mia recensione di qualche giorno fa, che lì era, secondo me questo problema era ancora più accentuato, però non mi sembra fluidissimo come con altri dispositivi. Per esempio, poi farò un confronto con il Galaxy S4 e potrete accorgervi anche voi stessi di questa differenza. Ripeto, non è così grave come il V8S, ma direi che non sono così soddisfatto dalla giocabilità di questo gioco, mettiamola così. Però devo dire che
sono stati fatti dei passi in avanti, almeno da questo punto di vista, rispetto all'altro dispositivo della THL. La gestione SIM, ve lo farò vedere questo, è qui, quindi classica gestione SIM, chiamata vocale, videochiamata, messaggi e quant'altro. Poi abbiamo, si può scegliere quindi la SIM, quale SIM utilizzare e quant'altro. Memoria. Abbiamo quindi una memoria del telefono libera da 25,37 GB, eccola qui, sarà questa da utilizzare e poi abbiamo anche gli altri 8 GB della mia scheda SD che ho inserito per appunto allargare la memoria. Infine abbiamo alcune, volevo far vedere questo, alcune operazioni che si possono fare con una sola mano. Per esempio, questa ci fa spostare a sinistra o a destra per l'uso con una mano il tastierino numerico delle chiamate. Infine, l'ultima parte, volevo far vedere semplicemente che la versione di Android è la 4.2.1. Bene, direi allora che è tutto per questo THL V300, un ottimo prodotto che mi ha davvero, davvero colpito ancora di più del THL V8S. Mi sembra un prodotto completo che, se non fosse per delle dimensioni un po' troppo generose, userei anche forse proprio come telefono principale per me, visto che va davvero molto, molto bene. Quindi, se non siete, diciamo così, attenti alle dimensioni, comunque non, per voi non è un problema, davvero questo telefono, o questo tablet, come ormai si chiamano, questi tipi di dispositivi, fa davvero per voi. Bene, ciao, allora, ciao a tutti, allora finisce qua la mia prova, la mia recensione di questo dispositivo. È stato un piacere ancora una volta potervi assistere, potervi consigliare su quale smartphone, tablet, chiamateli come volete, quali volete scegliere. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti, ciao!